Nell'Italia del coronavirus, delle città deserte, degli ospedali sotto pressione oltre ogni limite, sono i medici i protagonisti, veri eroi di una vicenda che sarà ricordata a lungo nella storia nazionale. Una storia segnata da momenti difficili, nei quali però è sempre emerso il carattere forte di un popolo pronto a reagire, consapevole delle proprie capacità di resistenza e di recupero. Ad esprimere questa forza d'animo e questa disponibilità al sacrificio in nome di un'etica e di un ideale di vita sono oggi proprio i medici, insieme agli infermieri, ai tecnici e a tutto il personale sanitario. Sono loro in trincea negli studi medici sparsi sul territorio, come nei pronto soccorso, nei reparti di rianimazione, in quelli per la cura delle malattie infettive. Sono loro a restare accanto ai pazienti 24 ore su 24, con turnazioni al limite della resistenza fisica, pronti a dare qualcosa di più pur di salvare una vita umana senza differenze e sempre con la massima generosità. Quella generosità che ha contraddistinto sempre l'impegno professionale e l'esperienza umana di Roberto Stella, il presidente dell'Ordine dei Medici di Varese e responsabile dell'area strategica formazione della Farmaceo, scomparso qualche giorno fa vittima del contagio. La professione medica paga il più alto tributo a Covid-19, ha affermato con commozione il presidente di Farmaceo Filippo Anelli nell'annunciare la grave perdita. Il coronavirus si è portato via in pochi giorni un amico, un collega, un presidente, ha detto, sempre pronto a spendersi per gli altri senza risparmiarsi, per i suoi pazienti, per tutti i medici e gli odontoiatri dei quali curava la formazione, in particolare quella ECM. Il Servizio Sanitario Nazionale, la Medicina Generale, la Farmaceo, l'Ordine, tutti gli iscritti, ha aggiunto Anelli, perdono un professionista appassionato, pronto a mettersi a servizio dei colleghi. I suoi pazienti perdono, come detto nel ricordo del suo ordine, un medico capace di curare, di prendersi cura senza limiti. Siamo vicini alla famiglia in cui ci stringiamo, ha concluso Anelli, e offriamo per tutto ciò che sarà possibile il nostro supporto e ai colleghi del Consiglio che erano diventati per lui come una seconda famiglia. La perdita di Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei Medici di Varese e collaboratore responsabile del settore formazione della Federazione, ci ha letteralmente sconvolti. Abbiamo perso un amico, un grande professionista, un grande collaboratore. A nome di tutti, di tutta la Federazione, il Comitato Centrale, dei Presidenti, le condoglianze alla famiglia, la condivisione di questo immenso dolore. Roberto Stella, 67 anni, era stato più volte riconfermato alla guida dell'Ordine di Varese, era responsabile dell'area strategica Farmaceo e componente della Commissione Nazionale per l'Educazione Continua e Medicina e presidente nazionale della SNAMID, Società Scientifica della Medicina Generale. Medico di medicina generale in un ambulatorio di Busto Arsizio, Roberto Stella era rimasto contagiato insieme a un collega e ricoverato all'ospedale di Como. La notizia era circolata nel fine settimana, quando lo studio aveva comunicato gli interventi di sanificazione e monitoraggio messi in atto. Alla famiglia di Roberto Stella la vicinanza e la solidarietà di tutto il Comitato Centrale di Farmaceo, riunito via streaming in seduta straordinaria, e dei colleghi che più da vicino collaboravano con lui, come il presidente dell'Ordine di Taranto, Cosimo Nume. Roberto caro, voglio evitare le solite frasi, quelle di circostanza. Qualche volta ci abbiamo riso anche noi insieme con la tua ironia. Però è giusto che si sappia che se oggi i colleghi hanno la fiducia della gente, degli ammalati, in questo tragico momento, in questo momento in cui un terribile mostro, lo stesso che ha portato via anche te, sta devastando il mondo intero, il merito è anche tuo, perché è anche molto merito è anche tuo, perché dietro tutti i percorsi di crescita culturale della Federazione in questi ultimi anni c'è stato sempre un nome che nessuno di noi dimenticherà mai, quello di Roberto Stella. Ciao Roberto. E in questo clima di grande sacrificio cresce la riconoscenza e l'apprezzamento di tutta la comunità nazionale per l'impegno professionale dei medici italiani, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Presidente Conte, dal Ministro della Salute e Speranza e da tutto il mondo della politica e dell'informazione giungono espressioni di gratitudine verso gli operatori sanitari in prima linea sul territorio e nelle corsie degli ospedali di tutta Italia. Ma in realtà ciò che sta davvero a cuore a tutti i medici è l'affetto, la stima e la fiducia dei loro pazienti. Thank you.
Un impegno messo però a dura prova dalla carenza di personale, dalla mancanza di presidi sanitari e di protezione per tutto il personale sanitario, maggiormente esposto al rischio di contagio a causa dell'inevitabile contatto diretto con i malati. Da qui la sollecitazione del presidente Anelli perché si provveda con la massima urgenza all'integrazione del personale medico e alla fornitura delle attrezzature indispensabili per assicurare ai pazienti tutta l'assistenza terapeutica di cui necessitano, spesso in condizioni generali di estrema difficoltà. Ho convocato un comitato centrale d'urgenza in videoconferenza per la drammatica scomparsa, improvvisa scomparsa del presidente Roberto Stella. In quella seduta, anche se virtuale, abbiamo tutti quanti condiviso il grande dolore che ci ha provocato l'improvvisa scomparsa del nostro amico Roberto. Da quell'incontro sono emerse anche le tante difficoltà che i medici ogni giorno affrontano per contrastare la diffusione dell'infezione da coronavirus. Sono difficoltà collegate con la mancanza di dispositivi di protezione individuale che in tante aree del paese oggi vengono segnalate. La mancanza dei dispositivi trasforma il medico in un super diffusore, cioè in una persona che invece di contagiare solo un paio di cittadini ne contagia una decina e quindi si trasforma in un sistema che di diffusione che rende quasi vane tutte le misure che il governo ha adottato. In Lombardia in questo momento sono centinaia i professionisti della salute infettati dal coronavirus. Questa situazione non può essere tollerata, non può essere giustificata. Per questo oggi ho scritto al Presidente del Consiglio, ai ministri Speranza, Lamorgese, Bonaccini e a tutti gli assessori regionali per richiamare questa grande difficoltà che la professione medica e le altre professioni vivono. Noi chiediamo oggi che ci sia anche una regolamentazione degli studi, dell'accesso agli studi alla medicina generale, che siano attivate le unità speciali previste dal decreto numero 14. Abbiamo bisogno che si dia subito risposta a quelle che sono le nostre istanze per la tutela di tutti i cittadini.